Salve a tutti, benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a parlare del muschio, che sono dei veri e propri gioielli in natura. Piuttosto che il solito cactus da utilizzare sulla propria scrivania, ho pensato di fare questo lavoro. Questo è praticamente un prototipo, un esperimento. È da una settimana che è chiuso qui dentro e si mantiene in un ottimo stato. Il contenuto da utilizzare, vi anticipo subito, il contenitore ideale dovrebbe essere praticamente alto quanto la misura di circonferenza. Se è più alto diventa una questione estetica proprio brutta. E preferibilmente un tappo di sugo che mantiene l'umidità all'interno. Non so se si riesce a vedere, se vedete ci sono le goccioline sulla parete di vetro. Di muschio in natura esistono più di 15.000 specie. Questa specie qui l'ho prelevata da una provincia di Napoli. Io qui in casa mia, che sto sotto la provincia di Caserta, ho un altro tipo di muschio, come potete vedere anche dalla foto. La prima cosa da fare è andare a scegliere il muschio, questi pezzi di muschio, che poi è da sottolineare che sono delle vere e proprie piante, arrivano fino a una circonferenza o un'ampiezza di 20 cm. Attualmente si presenta un po' secco, ma questo è dovuto al fatto che da dove l'ho prelevato non era ben umida la zona. Poi faccio vedere nel momento in cui andrò ad annaffiarlo, magicamente prenderà lo stesso colore di questo qui. Come contenitore ho preso questo, che è una specie di uovo. Purtroppo non sono riuscito a trovare un modello identico a questo qui, quindi adesso andiamo a procedere nella composizione. Allora, prima cosa da fare è creare una base dove il muschio andrà ad appoggiarsi. Deve essere una base che sia capace anche di trattenere l'umidità. In questo caso qui, visto che era un esperimento, ho messo dello Scottex, della carta assorbente. Invece qui andrò a utilizzare della sabbia. In questo caso, visto che stiamo parlando che è ovale, andrò ad aggiungere della sabbia fino a raggiungere la circonferenza massima di questo uovo. Questo tipo di sabbia pur riesce a trattenere molta umidità, anche perché si presenta esteticamente anche carino. Adesso, con l'uso di una forbice, andiamo a ritagliare quella che sarà la parte necessaria. Se c'è della terra da togliere, vi conviene toglierla, visto che in questo caso è anche un po' sporca. Pulisco un pochettino. Questo qua mi sono armato anche di pinzette per l'occasione. Ecco qui. No. Si taglia come se fosse cartone. Ok, e andiamo a... Ci aiutiamo con... Dove l'ho messo? Sono qui davanti ai miei occhi, pulisco in modo da non... Delicatamente sui bordi andiamo. Ok. Poi mi sono procurato questi pezzi di corteccia da utilizzare come ornamento, quindi andrò a metterli qui ai lati. Questo qui è grande. Andrò a spezzarlo, se riesco a spezzarlo. E poi
poi dall'altro questi tipi di corteccia dovrebbero ottenere anch'essi l'umidità. Ecco qui, pinzetta per togliere quello che a me non mi piace. Ok, vediamo. E andiamo a introdurre l'acqua. Solo in questo caso andrò ad aggiungergli parecchia acqua, perché la pianta è abbastanza secca e la sabbia pure. Se vedete, l'acqua la vado ad aggiungere sulle pareti e non sulla piantina. Eccoci qua. Se si vede, sì, penso che si vede, vedete il colore sta cambiando, sta diventando, ecco, nella parte laterale, vedete, qua è più scura, qui è molto più chiara, praticamente sta cominciando a prendere vita, proprio come questo qui. Questo non lo apro, che non vorrei rovinare quello che praticamente è la biosfera che si è formata all'interno. Ah, quando annaffiare, questo qui periodicamente va annaffiato, praticamente quando cominciate a vedere, in questo caso la parete qua si vede, quando vedete che qui non c'è più acqua, quindi si intuisce che non c'è più umidità e andate ad aggiungere dell'acqua, pochissima, pochissima. Qui la sistema qui invece va monitorata e va osservato il colore del muschio per capire se è necessario o meno metterci dell'acqua. Ok, fatto. Ma vedete, adesso lo chiudo e questo sarà un oggettino da utilizzare sulla mia scrivania. Quindi, riepilogando, è un'alternativa a quello che è il classico cactus sulla scrivania. Non ha bisogno di luce diretta. Ecco, è arrivata la mia valletta. Non ha bisogno di luce diretta, anche perché stiamo parlando che nel vetro praticamente andremo a bollire la nostra pianta. Deve essere posto in un luogo, diciamo così, ombrato, di non luce, e possibilmente non una zona calda della casa. Quindi sulla scrivania è l'ideale. Detto questo, faccio anche un appunto: da quello che ho fatto ricerca, il muschio ha un'altissima capacità di assorbimento di CO2, quindi è una pianta ideale in casa. È molto utilizzata anche sui diorama, a Napoli li chiamiamo presepi. Per essere applicati bisogna metterci una zona isolante sotto, quindi un foglio di plastica, e poi posizionarlo sopra e annaffiarlo di tanto in tanto con uno spruzzino. Detto questo, vi lascio a voi una bella giornata e spero che questa sia una bellissima idea, un'alternativa al classico cactus da utilizzare sulla scrivania.